Amici della Lepre Gruppo, bentornati alla rubrica sportiva, bentornati alla rubrica del calcio. E allora, questo sport meraviglioso è tornato naturalmente sui nostri schermi, è tornato sul Prato Verde che tanto vogliamo vedere. È cominciata di nuovo la Coppa Italia con le semifinali di ritorno, Juventus Milan e Napoli Inter. Pronostico rispettato a Torino, anche se uno scialbo 0-0, quello visto allo Juventus Stadium tra Juventus e Milan, però la Juventus vola in finale. Più emozionante la partita dello Stadio San Paolo tra Napoli e Inter. La squadra nerazzurra va in vantaggio subito con Eriksen su calcio d'angolo e Napoli stenta a ritrovarsi, l'Inter addirittura può raddoppiare, ma un contropiede straordinario innescato da Ospina consente a Lorenzo Insigne di dare un assist prezioso a Mertens, che raggiunge quota 122 nel palmarès del suo score personale. Insomma, Mertens è il giocatore che ha segnato di più con la maglia del Napoli. Davvero chapeau davanti a questo grandissimo giocatore che raggiunge un risultato davvero importante, e chiaramente nel tempo può ancora migliorarsi. Lui ha detto che può arrivare addirittura a 150 gol in maglia azzurra. Ma la cosa più importante è ricordare che il calcio è tornato in Italia. Juventus Milan 0-0, Napoli Inter 1-1, mercoledì 17 giugno, grandissima finale a Roma di Coppa Italia. Napoli-Juventus sarà una partita spettacolare, ma soprattutto anche la partita degli ex. Ricordiamo, sulla panchina della Juventus c'è Sarri, quel Sarri che fece innamorare tanto i napoletani col suo gioco meraviglioso. Sulla panchina del Napoli invece c'è un superuomo che si chiama Gattuso. 15 giorni fa, purtroppo, una perdita importante per lui, per la sua famiglia. La sua sorella è andata in cielo a 37 anni e lui, alla fine della partita, pareggiata con l'Inter, ha dedicato questo traguardo naturalmente alla sorella. Insomma, ci apprestiamo a vedere una grandissima finale di Coppa Italia. Juventus Napoli mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Massimiliano Albino per la Lepre Group.